Che situazione ha trovato? Un attimo. Ci siamo tutti. Sì, ci siamo, andiamo. Ma due cose. La prima riguarda la gestione. L'impressione che abbiamo avuto non è un'impressione negativa. Credo di poter dire che da quel che abbiamo visto sul piano della gestione dei servizi, la situazione sia migliorata rispetto al passato. Poi c'è un altro aspetto, ed è quello che riguarda la natura di questi luoghi. Sono mostri giuridici e quando si è rinchiusi in un mostro giuridico che non ha leggi, non ha norme, quando si è rinchiusi senza sapere la ragione per cui si è rinchiusi, vivere in una condizione come questa è semplicemente impossibile, difficile, produce sofferenza, malumore, rabbia. Questo accade in tutti i CPR d'Italia. E questo accade a prescindere dalla qualità della gestione. Certo, se la gestione è migliore, e questa gestione, ripeto, per quel che vediamo, non ci ha fatto una brutta impressione, le cose sono migliori. Ma c'è un problema di fondo. Parliamo di persone che in qualche caso hanno finito di scontare una pena e si ritrovano di nuovo rinchiuse. Parliamo di persone che non hanno scontato alcuna pena e sono rinchiuse perché non hanno i documenti e non li hanno non per colpa loro. Abbiamo incontrato una persona che è sposato con una donna italiana, due figli minori, e giustamente chiede di non stare qua dentro, di poter tornare con la sua famiglia, con la quale vive. È in corso da parte sua un ricorso rispetto alla convalida del fermo, vedremo come andrà. Poi ci sono anche problemi che riguardano la vita quotidiana, c'è bisogno che ci sia più acqua ogni giorno di quella disponibile, ma questo spesso riguarda i capitolati, le risorse finanziarie che dopo l'esperienza al Ministero degli Interni del dottor Salvini sono peggiorate gravemente, sono stati ridotti i finanziamenti legati a tutte le politiche di integrazione, meno ore per gli psicologi, meno ore per i mediatori, meno risorse legate alle politiche utili a fare in modo che chi si trova in questa condizione venga reintegrato nel modo migliore possibile. Questo è un problema innanzitutto per i trattenuti, ma è un problema per i gestori, è un problema per gli apparati di sicurezza, le forze dell'ordine, che se potessero lavorare in condizioni migliori, lavorerebbero meglio anche loro. Questo è quello che diciamo abbiamo visto, o almeno è quello che a me pare più evidente, ma credo di poterlo dire a nome di tutti e tutte della nostra delegazione. Per quel che mi riguarda, continua una battaglia generale, quella per chiudere questi posti. E fino a quando non saranno chiusi, per fare in modo che le condizioni siano le migliori possibili, che i diritti siano rispettati fino in fondo e che siano garantite le migliori condizioni di vita possibili in condizioni comunque molto poco praticabili. Sono certo che al netto della nostra, che è una battaglia di lunga data, una battaglia politica, nazionale e generale, sul piano normativo, la presenza di Sinistra Italiana a Torino, la presenza del consigliere regionale, di Marco Grimaldi, delle nostre consigliere comunali, del nostro assessore, della nostra assessora nell'area metropolitana, sarà costante anche nel rapporto con la prefettura, perché si tratta nel rapporto con la prefettura e nella presenza costante in questi luoghi, appunto, di costruire un presidio, ma anche di contribuire a un miglioramento quotidiano e costante delle condizioni materiali di vita. E qui con gli eletti locali, nelle amministrazioni locali, si vota per molti comuni importanti in Piemonte il 12 giugno. La vostra visione di questo appuntamento elettorale, se potrà avere, diciamo, dei riflessi in campo nazionale? Ma io sono qui naturalmente anche per fare campagna elettorale. Ieri sera ero a Cuneo, oggi sarò a Chivasso, poi ad Asti. Noi siamo impegnati per governare il territorio, per offrire al territorio un progetto di governo che sia all'insegna di più diritti, di una migliore qualità della vita, di un'idea delle città misurata sulla transizione ecologica, di un'idea delle città attenta alla qualità del lavoro e ai diritti del lavoro. Lo facciamo quasi ovunque dentro larghe coalizioni, sono le stesse coalizioni che vogliamo costruire anche per il paese, per il 2023. Ogni elezione ha un riflesso e ogni elezione è diversa da altre elezioni. Certo, più le coalizioni larghe, progressiste, di sinistra, ambientaliste vincono, e meglio è anche per i prossimi appuntamenti. Onorevole Fratoianni, tornando al CPR, il rapporto della Garante ha dichiarato che nel 2021 sono state rimpatriate il 18% delle persone. Questo in violazione della direttiva dell'Unione Europea sui rimpatri. Moussa Balde è morto e da anni, e della Guinea Conakry, e da anni non si effettuavano rimpatri in Guinea Conakry. C'è il protocollo con la SL definito ancora da definire. Da anni non si fanno le visite di idoneità, non vengono fatte dalla SL. Cosa ci può dire su questo? E poi una seconda domanda su quella visita che
farete oggi al carcere delle Vallette. La prima domanda, ci dica. Ma le visite di idoneità non vengono fatte in entrata, perché le visite di idoneità vengono fatte dalle aziende sanitarie del luogo di provenienza dei migranti. Questo è un problema, lo abbiamo segnalato. Qui esiste una struttura medica che ci dicono essere stata potenziata anche sul piano della presenza rispetto alla gestione precedente, non ho motivo di dubitarne, e che in caso di problemi segnala all'autorità sanitaria competente il problema perché venga rivista eventualmente l'idoneità. Ma ci dicono che spesso c'è qui un primo intoppo, la difficoltà delle autorità sanitarie, degli ospedali, di ritirare o revocare l'idoneità assegnata da altre strutture. Ripeto, noi crediamo che questo sia un problema, crediamo che l'idoneità vada valutata anche all'arrivo e vada valutata, diciamo, a partire da un ruolo dell'autorità sanitaria locale. Lo abbiamo segnalato, è ovvio che non è questione che può essere risolta dall'ente gestore, è questione che invece deve essere risolta dal rapporto tra la prefettura, il ministero e la normativa complessiva. C'è poco da fare. Noi veniamo da anni in cui le politiche pubbliche, ripeto, il dottor Salvini su questo ha dato uno straordinario contributo, hanno fatto di tutto per rendere più difficile la soluzione di una dinamica complessa come quella delle migrazioni. Hanno lavorato per aumentare il disgoverno, per aumentare l'insicurezza dei migranti, dei cittadini e delle cittadine, perché quello è stato il terreno di un'impresa, di una vera e propria impresa elettorale, il terreno speculativo di un'impresa elettorale. Del resto lo sappiamo, hanno colpito le poche cose che funzionavano nel sistema d'accoglienza come lo SPRAR, implementando i meccanismi di accoglienza straordinaria, eccezionale ed emergenziale. I rimpatri sono il segno di una politica che fallisce, a prescindere da quello che ne pensiamo. La percentuale dei rimpatri è semplicemente ridicola, perché i rimpatri non esistono e non sono praticabili come strumento di risposta a una contraddizione grande come quella delle migrazioni. Servono politiche diverse che appunto fondino l'impianto e la loro prospettiva sulla costruzione collettiva di una sicurezza fondata sull'integrazione e sulla soluzione dei problemi in buona parte legati alla condizione di marginalità che vivono tanti migranti, ma purtroppo sempre di più anche tanti cittadini e cittadine italiane. Allora, un'ultima domanda. Oggi farete una visita al carcere Lo Russo e Cotugno. Dentro al carcere ci sono tre studenti in custodia cautelare incensurati. Cosa ci può dire per tre studenti che hanno manifestato per l'alternanza scuola-lavoro? Che cosa ci può dire su questo punto? Ma andremo a visitare il carcere. Quando entriamo in strutture come queste, noi facciamo sempre una visita complessiva e naturalmente incontreremo questi studenti. Io trovo incredibili e sproporzionate le misure cautelari, lo dico in modo molto chiaro, e questo prescinde completamente da un giudizio sui procedimenti giudiziari in corso. I procedimenti giudiziari fanno il loro corso, ci sono gli avvocati, ci sono i magistrati e poi ci si esprime naturalmente con rispetto anche su quelli quando finiscono. C'è però un uso della misura cautelare che va proporzionato. Adesso mandare in galera qualcuno che è incensurato in un carcere a molte settimane o molti mesi dai fatti che sono oggetto di un'indagine giudiziaria, dal mio punto di vista è sbagliato. Sbagliato, inaccettabile, pericoloso dal punto di vista anche, diciamo, delle politiche pubbliche, e quindi credo che quei provvedimenti vadano rapidamente ripensati. Sì, per esempio molti ospiti chiedono che ci sia una distribuzione più massiccia dell'acqua attualmente, ma anche qui badate bene, questo è il frutto del capitolato, sono regole piuttosto precise stabilite dal ministero. Per ogni ospite viene distribuita ogni giorno una bottiglia d'acqua da 1,5 litri. Ora, come potete facilmente immaginare, questo vale tutto l'anno. Quando le temperature sono come queste è un po' poco. Chiedono più acqua, mi pare ragionevole. L'ente gestore si è già impegnato a distribuire più acqua anche a proprie spese, anche a proprie spese. Ma qui si tratta di lavorare anche sulla prefettura, appunto. Sicuramente i miei compagni e le mie compagne torinesi e piemontesi nei prossimi giorni si metteranno al lavoro su questo, lo faremo anche centralmente, se c'è bisogno anche un intervento di sindacato ispettivo con un'interrogazione parlamentare, perché questo problema riguarda il CPR di Torino, ma naturalmente non solo il CPR di Torino, perché venga aumentata la quantità d'acqua distribuita. Ed è tutto evidente che ci sono alcuni beni, in questo caso diciamo beni comuni per eccellenza, che non possono essere razionati in questo modo. Ma le strutture dentro come le avete trovate? Mi ricordo una relazione della Garante dei diritti dei detenuti che parlava addirittura di stanzoni, tende a separare i bagni dai posti letto.
Le strutture sono queste, sono stanze, ci sono 6 letti in media, ho visto di peggio, ve lo assicuro. I bagni sono separati con tende, autoprodotte, perché il capitolato e il regolamento di CPR non prevede nemmeno quelle. Non so se è chiaro, non dovrebbero esserci nessun tipo di copertura davanti alle docce, davanti ai bagni. Questo prevede, diciamo, la norma. Naturalmente i ragazzi si auto-organizzano e su questo nessuno, diciamo, mette bastoni fra le ruote, come mi pare naturale che sia. Certo che la condizione è una condizione, diciamo, di chi vive in stato di detenzione. Devo dire con un elemento di peggioramento, perché io che ne ho visti veramente tanti, molti ti dicono che è meglio il carcere del CPR, e te lo dicono sulla base di un elemento su cui è bene fare attenzione, lo voglio segnalare. Le carceri italiane sono soggette a una legislazione, esiste una legislazione carceraria che stabilisce diritti, doveri, regole, norme, elementi anche di tutela di chi è sottoposto alla condizione di detenzione. I CPR non hanno una legislazione, siamo in una condizione di sostanziale sospensione delle regole, chiaro? E questo, come capite, aumenta enormemente la sfera di discrezionalità. Potremmo chiamarla, se volessimo essere, diciamo, più diciamo, ottimisti, di creatività. Ma come capite, questo è uno scarico anche ingiusto sulle spalle di chi gestisce, ma anche di chi è chiamato a svolgere il lavoro della sicurezza interna. Io quando faccio queste denunce, quando noi facciamo queste denunce, le facciamo anche nell'interesse innanzitutto di chi è trattenuto per ragioni amministrative, rispetto, non posso dire, ma anche nell'interesse di chi è qui che lavora, in vari ruoli e in varie forme, perché se le condizioni fossero migliori, anche il lavoro di chi è qui per lavorare sarebbe certamente più facile. In ultimo, vi è stato detto quante persone sono trattenute in questo momento? 92. 92, la maggioranza sono di origine marocchina, marocchini, sono 40 i marocchini, poi ci sono circa 10 tunisini, forse 10 gambiani o qualcosa del genere. Queste sono, diciamo, le tre comunità che mi paiono appena più consistenti. Comunque qui abbiamo i dati precisi, poi ci sono, diciamo, molte micro presenze. 92 attuali, l'attuale capienza autorizzata in questo momento sulla base dell'agibilità delle strutture, ce ne sono alcune che sono inagibili ancora dopo incendi e problemi di tenuta interna, è di 112, sono 92, quindi sotto la capienza autorizzata. La capienza complessiva sarebbe più alta, addirittura di 200, ma in questo momento non sarebbe possibile. Il bando prevedeva 140 posti, ma ripeto, la capienza autorizzata è 112, 92 sono gli attuali trattenuti, quindi siamo al di sotto, per fortuna, diciamo, del limite massimo. Grazie. Ma è una situazione diversa in carcere, dove invece il sovraffollamento è uno dei problemi principali. Ma spesso lo è anche in questi luoghi, purtroppo, diciamo, anche qui devo dire che forse è una delle prime volte, delle poche occasioni in cui sono entrato in un CPR, ma questo vale anche per i CAS, vale in quasi tutto il sistema d'accoglienza, pseudo d'accoglienza di questo paese. Il sovraffollamento è una regola, una norma. Poi ci sono momenti in cui nelle carceri è un problema strutturale ancora più grave. Grazie. Grazie a voi.